Torna a farsi sentire la terra col suo tremolio, purtroppo dopo un anno di distanza ancora questa tragedia che non si è ancora risolta nell'Emilia, nelle zone colpite anche del Veneto e della Lombardia. Questa volta una scossa forte di 5.2, identificata nella zona soprattutto della Lunigiana, quindi una zona che va fra Spezia e Massa Carrara, però soprattutto nella zona di Massa. L'epicentro in questo momento sembra sia avvenuto appunto vicino a Fivizzano. L'entità del sisma avvertito di carattere ondulatorio è di 5.2 e sembra che la profondità dell'epicentro sia stata circa 5 km sottoterra. Quello che non, potrebbe non essere novità è che sabato nella stessa zona, sabato pomeriggio, verso sera, si era già sentita una scossa di 3.2. Un'altra scossa è venuta subito dopo quella del 5.2 di oggi, breve 10 secondi. Comunque la scossa si è sentita benissimo anche nelle zone nostre, quindi Bologna nei piani alti, non solo nei piani alti, quindi la gente è corsa per la strada. Non oso immaginare quello che sta succedendo ovviamente nelle zone del Modenese, del Ferrarese, dove purtroppo la gente non si è ancora abituato a convivere, ed è giusto che non si abitui a convivere con la bestia, come è stata denominata la tragedia del terremoto dello scorso anno. Il cratere ha avvertito male questa situazione, c'è molto spavento, immagino soprattutto nelle fasce più deboli, quindi le persone che ancora non hanno potuto far rientro le loro case o le aziende che non hanno ancora ripreso in pieno la loro attività, e soprattutto i bambini che ancora frequentano scuola. Insomma, una situazione veramente di disagio. Per il momento non ci sono altre notizie, vi terremo informati, tra poco manderemo anche il telegiornale dove parleremo in maniera più approfondita di quanto è successo.